Stasera procederemo molto avanti nell'elemento principale della trama. Tuttavia faremo anche delle cose secondarie. Meno cose secondarie, però, ne faremo. Cioè faremo un po' un... anzi no, forse un 50-50, in un certo senso. E scopriremo cosa succede con Nascimento. Quindi andiamo. 74,97% completato. Buono, mi piace quella percentuale. Direi che significa che sto andando piuttosto bene. Allora, in realtà vorrei tornare subito ad Albero, ma non lo farò. Questo perché prenderemo. Cioè, per andare ad Albero dovrei fare tutto questo giro, che in realtà non è tanto lungo, però preferisco prima fare una cosa. Quindi procediamo di qua. C'eravamo venuti prima che cambiassi posizione, prima che sono andati indietro. Qui c'è una specie di upgrade, possiamo chiamarlo, degli angeli, che li chiamo angeli. Sono piuttosto fastidiosi perché hanno più vita e sparano. Soprattutto perché sparano più che hanno più vita. Bisogna fare un salto molto lungo, ma si può fare. Qua in realtà potremmo evitare il nemico, ma non lo faremo perché, come detto, se possibile vale la pena farmare. Tante volte ho evitato per il semplice fatto che, per tagliare il tempo, però. In realtà questo qua è un nemico composto da due parti, ma basta sconfiggere la parte di sotto. In realtà si può sconfiggere, cioè in realtà è una combo di nemici. Quello che abbiamo visto sotto e poi l'abominio con cui abbiamo aiutato Redento a liberarsi per andare avanti per la sua quest. In questo caso però si può sconfiggere prima quello di sopra e quello di sotto, ma si può anche semplicemente sconfiggere quello di sotto, cioè il mostro che mantiene il tutto e vengono sconfitti tutti e due insieme. Non andremo qui sopra. Ok, devo riprenderci un attimino la mano. Questo attacco è davvero fortissimo. Allora, procediamo e ci troviamo in questo ascensore. Che al momento non toccheremo perché non ci interessa. Ne parlo appena ci serve. Prima andremo qui e ci abbiamo una sfida. Ovviamente non una sfida semplicemente per vedere quanto sono forti, ma una sfida nel senso ci bloccano perché ci vogliono ammazzare. L'abbiamo contro. Beh. Direi che è abbastanza riconoscibile dalla tipologia di arma che utilizza e anche un po' dagli effetti degli attacchi che fa. Ne parliamo adesso tra poco, una volta sconfitto. È fastidioso più che altro, ma... In realtà fa davvero pochissimo danno, specialmente perché siamo abbastanza potenziati rispetto a quando abbiamo combattuto Esdras. È un nemico maggiore. Non è un nemico come quelli che abbiamo affrontato finora, è più forte. Ho trovato un punto in cui non si attiva. L'ho un po' buggato. Abbiamo acquisito Marchio della Prima Protezione. È un oggetto che leggeremo adesso e poi lo leggeremo tra poco. Un emblema di protezione che ha liberato il suo portatore dal dolore. Le ferite apparvero nella carne della loro signora, che secoli or sono fece voto di soffrire al posto dei suoi protetti. Qua dice praticamente:
Socorro trascorse la sua infanzia in un villaggio attraversato da una strada per cui passavano sovente i prigionieri condannati dalla chiesa per i loro crimini e peccati. Dalla finestra della sua stanza. Ciao Ferdi, buonasera. Adesso ti spiego un attimino. Comunque, da finestra della sua stanza li vedeva camminare in fila indiana su fino alla cima di una collina, dove sarebbero stati sottoposti a castighi e a torture corporali fino alla sopravvivenza della morte. Ok. Damus non so dov'è, però. Sostanzialmente, ho fatto semplicemente il giro dove eravamo rimasti qui ieri. Abbiamo trovato questo. Sì. Abbiamo trovato questo. Di questo non ne parliamo adesso. Non ci interessa precisamente adesso. Però quello che abbiamo appena sconfitto, come abbiamo visto dall'arma che utilizza, dalla magia che utilizza, dalla preghiera, che non è preghiera ovviamente, è... dall'armatura che utilizza, è un membro della Legione Unta. La Legione Unta l'abbiamo già combattuta con Esdras Perpetua, che abbiamo sconfitto, che erano i maggiori ranghi della Legione Unta, erano i migliori, diciamo, soldati, difensori della Chiesa e di Sua Santità Escribar. Bene, questi qua sono altri membri della Legione Unta e vanno sconfitti prendendo questi marchi, perché ci serviranno per, come abbiamo letto, per Socorro, che abbiamo incontrato ieri. Sì, è bello il fondale. Perché in realtà, Custodia, noi ci troviamo qui, alla madre delle madri, o per meglio dire, il terzo dell'arcicattedrale. Ma Custodia è talmente fonda nel miracolo, nel padre, nella religione, nella fede, che è completamente coperta di chiese. Quasi tutte le costruzioni che tu vedi lì dietro sono chiese. È ricoperta di chiese Custodia. Questa è solo la chiesa più grande, l'arcicattedrale per appunto. Questa è una versione potenziale di un nemico che abbiamo visto prima. E qui abbiamo diversi effetti che bisogna utilizzare una combinazione. Questo no. Questo, no, qua, il polmone, e poi questo. Per prendere qualcosa qui sopra, che adesso faremo. Che fastidio questi qua. Prima andremo qui. E qui troviamo la signora dei sei dolori. Colei che ci aumenta la barra della vita. L'abbiamo già incontrata varie volte. Questa non ricordo se è la quarta o la quinta. Parliamo. Tomà il siguiente de mis dolores profundos. Forse tu non l'hai mai vista, Ferdi. Non lo so a che punto sei arrivato con la live. Il massimo limite della salute è stato aumentato. Non c'è altro. Semplicemente lei aveva una cazzo iniziale, che forse dovresti aver visto se hai visto la live precedente, dove la incontro per la prima volta. Ok. Ora qui è un pochettino infame, perché arriva quel raggio, quella palla di... energia che bisogna evitare, altrimenti cadiamo e moriamo con le spine di sotto. Quindi con calma si sale. Eterno fastidio per questi qua. E ce ne siamo liberati. E qui liberiamo il cancello di sopra. È necessario farlo per liberare il cancello di sopra. Direi che potrei buttarmi da qui, senza dover fare per forza tutto il giro di nuovo. Ora scendiamo giù. E qui sotto troviamo un'altra zona da combattere. Non sono i nemici della Legione Unta. Questi qua sono nemici... non c'è dentro, i nemici base, possiamo dire. Anche se sono più potenti di quelli che abbiamo confrontato in passato. Quello è sempre nuovo, completamente nuovo. Non l'abbiamo mai visto questo angelo. Se vogliamo chiamarlo angelo. Ma è molto facile, si sconfiggono facilmente. Qui abbiamo un inginocchiatoio.
Qui abbiamo una nuova parte del mea culpa. Nuovo cuore del mea culpa. E troviamo cuore degli oli. Questo cuore è unto con oli che infiammano l'anima. Probabilmente sono gli stessi oli, la stessa unzione che Scribar ha dato ai membri della legione unta, oli benedetti. La furia sacra aumenta la forza di chi impugna la spada, riducendo allo stesso tempo la sua difesa. Quindi con questa build, possiamo dire, se ci sentiamo abbastanza sicuri di poter affrontare i nemici, possiamo ridurre abbastanza la nostra difesa, magari se siamo capaci di schivare molto bene, e fare tanto danno. Padre, come ogni volta dopo la processione, le ferite che i nostri penitenti si sono inflitti a ogni doloroso passo hanno cosparso il suolo di pozzanghere di sangue. Mentre stavo pregando, appoggiato al davanzale, osservando il baluginio notturno di quel santo a cui trinano lo sastro, ho scorto una figura incappucciata riempire un recipiente di metallo brillante con quello stesso sangue. Quella figura di cui parli, figliolo, non poteva che essere la zingara che tutti chiamano Calendaria. Alcuni la ritengono una saggia, molti altri una strega. Questa è una piccola parte di lore, in un certo senso, di Candelaria. Candelaria l'abbiamo vista più volte, tre volte, in tre negozi diversi, con sempre tre oggetti diversi a venderci. Che abbiamo comprato tutti gli oggetti, non ha altri negozi. Almeno, a meno che non li abbiano inseriti altri nel DLC, non ne ho idea da questo punto di vista. Semplicemente Candelaria, come abbiamo detto, e si poteva ben capire fin dall'inizio, ma Candelaria è una donna che fa di tutto per guadagnare. Ciò che racimola a terra, in giro, o che magari ruba, come in questo caso, come dice qui, lo rivende. Abbiamo sbloccato questo shortcut e serve in realtà, perché in realtà avrei potuto fare questo giro, ma ci avrei messo di più. E soprattutto non avrei sbloccato di nuovo la parte superiore, che avrei dovuto rifare da capo. Bene. Se ricordate questo gigantesco incensiere, che credetemi, sembra fastidioso adesso, lo sarà tra un bel po' ancora di più, dobbiamo abbassarci in continuazione per non essere colpiti. Ebbene, dovremmo fare una intensa fase di platforming timerata a dovere per non farci colpire. Ma questa è la parte più facile. Ora arriva la parte più difficile. E credetemi se è difficile. Controllo sempre se ci sono nuovi muri invisibili, perché il gioco, come ho detto, è strapieno di segreti. Non mi stupirebbe se ne abbiano messi altri. Alla fine l'hanno messi altri. Abbiamo trovato altre zone, tipo Petrosa, che è completamente nuova. Quindi, tuttavia, bisogna farlo in una maniera piuttosto veloce, come potete vedere. Perché se si lascia scorrere troppo tempo, il sangue denso di queste piattaforme se ne va. Ce l'ho fatta la first try. Ovviamente non ci sono riuscito alla first try la prima volta che l'ho fatto. E qui ritroviamo immediatamente dopo un altro cuore del mea culpa, cuore fumante di incenso. Aumenta la potenza e la durata delle preghiere, facendone crescere anche il costo di una barra del fervore. Quindi sostanzialmente, sì, le preghiere sono più potenti, ma costano di più da castare, da evocare. Bene? Male? Dipende da quanto effettivamente uno può creare, può potenziare la propria barra del fervore per poter evocare una magia o una preghiera. E dipende quanto è il... come si dice? Viene la parola. Il ratio
tra il costo e la spesa. A questo punto, prima di andare avanti, scenderemo qui. Con le fiasche. Esatto, comunque qualcosa lo perdi. Però le fiasche le perdi permanentemente. Questo in realtà non perdi niente, semplicemente non puoi castare una magia fin quando non hai molto più fervore. Continuo a chiedere scusa se dico magie, ma sono sostanzialmente magie. Sono comunque preghiere. Così si chiamano in questo gioco. E alla fine ci sta, perché riguardano sempre elementi del miracolo. Scendiamo qui giù. Sì, per farla breve. Ormai sono talmente abituato. Ma noi andiamo qui perché... andiamo qui per un'altra motivazione. Se ricordate, abbiamo recuperato nella live precedente un altro cuore. Non cuore. Un altro argento vivo. Quindi Ferdi, sai cosa significa. Lo doneremo a Nascimento. Continueremo la sua quest. E perderemo un'altra fiaschetta. Per potenziare le altre. Ma per ora ne avremo solamente due. Ora, se non ricordo male, c'è un'altra fiaschetta da recuperare. Ma... non sono sicurissimo. Comunque due fiaschette, per quanto curano, dovrebbero bastare avanzare. Che tu sappia la sua quest. Aspetta, prima di andare. Ah, quanto dura ancora? Scusa. Allora, sinceramente, scusa, non avevo letto quella della domanda. Allora, in realtà non credo. Cioè, se devo dare una mia personale opinione, questo credo che sia l'ultimo passaggio. Il prezzo del fervore delle lacrime di redenzione è troppo alto. Abbiamo già sprecato, abbiamo già utilizzato quattro boccette, ne dovremmo utilizzare una quinta. E lui mi sembra al limite come persona. Quindi credo che non ci sarà un ulteriore passo della sua quest. Questa è l'ultima parte della sua quest. A me dispiace per lui, ma sono proprio curioso di sapere cosa succederà dopo quest'ultima parte. Migliora boccetta. Esta plata, yo bendigo la mixtura que recuperará vuestra sangre derramada. Potete guarigione del progetto vitale migliorato. Por lo que más queráis, dejadme solo. Que vi más. No es menester contemplar lo que está a punto de suceder. Questo è un dialogo nuovo. E il fatto che lui ci dica non c'è bisogno di contemplare quello che succederà un po' mi spaventa. Sembra ormai che abbia abbandonato le speranze. Come abbiamo visto l'altra volta, uscendo e rientrando, la quest è andata avanti. Vediamo cosa succede. È letteralmente completamente fuoriuscito dal suo corpo intero. È un corpo umano intero. E lui ha un buco gigante nel petto. Lui è morto? Non posso parlare con l'anziano. Non mi fa neanche andare avanti.
Ho due sospetti. Uno, c'è ancora da aspettare. Allora, qualcosa non lo so. Perché se ci fosse qualcosa, solitamente in questo gioco, anche se non ce l'hai, ti dà il prompt per dare un oggetto. In questo caso non avviene. Quindi io ho due idee. Una, bisogna aspettare ancora un po' di tempo. Quindi magari non necessariamente entrare e uscire di nuovo, ma fare qualcosa nel gioco più avanti. O comunque essere a un certo punto della trama del gioco, forse per sbloccare qualcosa. Oppure, l'altra cosa che io non voglio tentare adesso, perché ammetto di avere paura di perdermi qualcosa, è colpirlo. E se lo colpisco probabilmente lo uccido. Forse nel migliore dei casi lo uccido. Perché nel peggiore dei casi potrebbe svegliarsi ad attaccarmi. Comunque io provo a saltare, ma non posso saltare sopra il suo corpo. Può darsi anche che sia un boss successivo. Comunque io non posso raggiungere lui. Non posso raggiungere Nascimento. Non posso neanche vedere se c'è un dialogo o se non c'è. Allora, ovviamente il dialogo non c'è. Sinceramente Nascimento è morto. Ha dato la vita a questo anziano ed è morto. Mi sembra piuttosto ovvio. Però l'anziano è vivo. Respira, muove qualche muscolo, è raggrinzito come un neonato e sta dormendo. Lasciamo perdere per ora. Per ora lasciamo perdere. Giusto per curiosità, rientro. No, non è cambiato niente, ok. Come immaginavo. Adesso io continuerò questa live per quello che stiamo facendo. Tuttavia, nel caso, dopo questa live, nel caso, siccome la quest l'abbiamo conclusa, per far perdere nulla a questa live, probabilmente cercherò qualche informazione online, che sicuramente già esistono. Perché potrei anche testare e colpirlo, se non cambia niente dopo una certa cosa di questa live. Diciamo dopo che arrivo verso la fine del gioco, ecco, diciamo così. Ma se non succede niente, non so cosa fare, ecco. Poi ci sono varie cose. Allora, proseguiamo per ciò che dobbiamo fare in questa live. Comunque abbiamo speso tutto lo spendibile dal Nascimento. Le boccette biliari, come puoi vedere, adesso le vediamo di nuovo, hanno diciamo lo stesso ornamento che avevano nell'aumento di prima, nel potenziamento di prima, però sono più cicciose, sono più grosse. Mi fa piacere che abbiano dato questo tocco, almeno per far capire immediatamente adesso sono effettivamente più forti. Quindi immagino che una boggetta biliare adesso, quando magari sono in fin di vita o pochissima vita, letteralmente mi riempia tutta la barra della vita. Ora, ciò che faremo è proseguire di nuovo qui. Qui abbiamo già fatto quello che dovevamo fare. E adesso parlerò di un altro elemento, ma prima torneremo sopra. Rimettiamo questo in caso incontriamo dei corpi morti col quale parlare. Comunque è estremamente affascinante Nascimento. Mi dispiace per lui che sia morto. Sinceramente mi sembrava abbastanza ovvio che sarebbe successo dopo quello che abbiamo visto, dopo il fatto che stava per dare la vita a un uomo grande quanto lui, anziano. Tra l'altro da uomo. E in maniera molto più dolorosa di una donna, suppongo, sinceramente. O almeno quello che ci è dato vedere.
Sì. Dopo questa live, in caso non succeda niente, farò una ricerca. Esatto, perché questa run è al 100%. È in mezzo blind run, infatti non mi sono voluto spoilerare Nascimento. Né, che ne so, Petrosa che abbiamo trovato l'altro giorno, nella scorsa live anzi, e non sapevo cosa fosse. E probabilmente ci sarà un boss a Petrosa, come abbiamo visto, da come parlava il corpo morto. Ma siccome è una run 100%, anche a costo, tra virgolette, di spoilerarmi la cosa, non voglio farla perdere alla live. E comunque ho già scoperto tantissimo da solo, sono piuttosto appagato già così. Ovviamente non voglio andare oltre, cioè se magari nell'informazione leggo succede questa cosa, o comunque fai questa cosa, magari non vado oltre nella lettura. A me interessa sapere cosa bisogna fare. Allora, adesso queste qua sono tre volti di tre uomini. Cosa bisogna fare? Come vedete sono tre volti. Cosa bisogna fare? Bisogna donare a ogni volto una di queste maschere che abbiamo recuperato. Questa maschera recuperata dopo la sconfitta di Exposito e questa maschera recuperata dopo la sconfitta di Melchiades, l'arcivescovo. Li rileggiamo. Le stragi del tempo hanno fatto breccia nella mente di colui che un tempo rispettavo come un padre. Si è lasciato sopraffare dalla superstizione e dagli inganni del paese, andando con la vista offuscata alla ricerca dell'impossibile tra gli altari della madre. E Dolfos tradisce la fiducia di Sua Eccellenza Reverendissima, rifugiandosi nelle algide vette con il suo esercito di servi, utilizzando l'introspezione come scusa per la sua pigrizia e mancanza di fede. Rimango solo io, l'unico in grado di ascendere alle sale di marmo con una risposta adeguata. I tuoni proibiti di questi scaffali infiniti non resteranno ancora a lungo allo zero della mia ricerca. Perché questo l'abbiamo trovato appunto nel lato inferiore della chiesa. E questo qua è di Orestes. Questo è Crescente, questo è Orestes. Confessione di Orestes. Le forze mi stanno abbandonando. Temo che la santa missione di Sua Eccellenza Reverendissima che la santa missione che Sua Eccellenza Reverendissima mi ha affidato vada oltre le nostre possibilità. Gli altri si sbagliano. Se la risposta fosse così facile da trovare, non mi sarei avventurato in questo luogo, oltrepassando i confini della carne. Il mio tempo, già di per sé limitato, non è stato sufficiente per decifrare i misteri insondabili di questo regno onirico, queste terre che la mia ignoranza e il mio orgoglio hanno fatto diventare la mia tomba. Mi consolo sapendo che la maschera rimarrà con me, sfuggendo a mani empie nello stesso modo in cui le risposte che cercavo hanno saputo eludere il mio inutile scrutinio. Perché in questo caso, dopo la sconfitta di Melchiades, abbiamo trovato questa confessione di Orestes, questa maschera, sul corpo di un morto, appunto Orestes, che si è praticamente non sciolto, diciamo che era cenere sostanzialmente, ed era in un sogno. Adesso doniamo la maschera di Orestes. Abbiamo donato la maschera di Orestes deformata. E abbiamo un passaggio. Ma noi ne possiamo donare un'altra. Maschera crescente. Maschera di crescente sbalzata. Due occhi si sono aperti. Due occhi sono illuminati. Ciò ci permette di salire. Senza queste maschere non funziona questo ingranaggio. Ed è fatto apposta. Andiamo a destra, per prima cosa. E qui abbiamo una seconda prova di un secondo della Legione Unta. Prima uccidiamo il nemico più fastidioso. Marchio della seconda protezione. Leggiamo il marchio. Un emblema di protezione che proteggeva il suo portatore da qualsiasi danno. Le pie signore del Calvario Perpetuo si rinchiuse nella grande cattedrale, le cui pareti rappresentavano una barriera molto sottile in confronto al dolore incessante che offuscava il suo giudizio. Le grida dei condannati che si udivano in lontananza giorno e notte resero il cuore di Socorro così misericordioso che decise di dedicare tutte le sue ore alla preghiera per le anime di quei penitenti. Implorava così tanto che fossero liberati dalla loro afflizione che si spinse persino a chiedere al miracolo di poter sopportare quei supplizi al posto loro.
ciò che noi abbiamo visto fare a Socorro. Questo è il passaggio che abbiamo aperto da sotto. Abbiamo un'altra mini prova. Socorro, sì. Beh, Socorro, come ti ho detto, significa aiuto, aiutami. Io odio questi esseri. Li odio con tutto il mio cuore. Sono davvero fastidiosi. Sono estremamente fastidiosi. Sono qui solo per infastidire. Seriamente. E qui otteniamo osso semilunare di Keia, il macellaio. Soccorrere, insatti, soccorrere. Non so a dire la verità se la traduzione perfetta sia soccorrere in italiano. Dello spagnolo, però. Si rifà a quello. Sì, vabbè, lo spagnolo ci assomiglia molto in alcuni effetti. Il soprannome di macellaio non era dovuto alla sua occupazione, quanto piuttosto alla sua feroce in combattimento come soldato. Nemmeno la corruzione pareva alterare la personalità disturbata. E qui abbiamo recuperato quest'altro oggetto. E qui adesso andremo qui e procederemo ad andare qua sopra. A sbloccare un'altra parte del cancello. A volte questo gioco ti fa fare dei salti così lunghi che ti viene l'ansia. Abbiamo sbloccato anche il cancello superiore. Torniamo giù. Perfetto. E anche qui abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ora io potrei andare a sinistra, ma non ci andrò. Perché a sinistra c'è un'area tutta nuova che bisogna fare, è necessaria. Ma la faremo dopo. Prima proseguiremo verso sopra. Visto che possiamo farlo. Allora. E a destra troviamo l'ultima sfida. Possiamo dire così. Anche se è più come una sfida, come ho detto, semplicemente ci vogliono uccidere. E questi sono l'insopportabilità fatta persona. Li hanno messi molto più in alto, non li posso colpire. Ed ecco qui la prossima sfida. Bene, questi li abbiamo uccisi. Tanto, come vedete, ci fanno molto meno danno di Esdras. Siamo potenziati, per carità, ma fa anche capire che sono avversari più scarsi. Marchio della terza protezione. Nel senso che sono nemici meno potenti rispetto a Esdras, che era di un rango molto superiore. Questo era l'ultimo soldato della Legione Unta. Diciamo, in teoria. Marchio della terza protezione. Un emblema di protezione che impediva al portatore di soffrire. La signora flagellata era avvolta in drappi color cremesi che simboleggiavano l'unione con la carne dei suoi protetti. Nah, spoiler. Non ho detto una cosa corretta, a dire la verità.
La leggenda narra che sul corpo di Socorro iniziarono a comparire le scudisciate, le lacerazioni e le percosse ricevute dai condannati, ma che lei, malgrado tutto il dolore che dovesse sopportare, continuasse imperterrita a pregare per loro, liberandoli così della loro sofferenza. Attirò su di sé così tante ferite e così tanto dolore che il suo corpo iniziò a deformarsi e a ricoprirsi di piaghe e lividi sanguinolenti, senza che sopraggiungesse mai la morte. Le sue urla erano così strazianti che la notizia di questo evento miracoloso si sparse in ogni dove. Procediamo verso destra. Abbiamo aperto un passaggio da sotto. E qui troviamo il sesto altare del Mea Culpa. Ci sediamo, ci inginocchiamo e troviamo un altro potenziamento del Mea Culpa, il sesto, per l'appunto. Ora voi direte, perché il sesto e non possiamo toccare questo? Perché non abbiamo sbloccato quelli precedenti, molto semplicemente. Quindi non lo possiamo fare. Quindi, semplicemente, perché questi qua sono effetti, come ho detto, che io utilizzo raramente, o non utilizzo praticamente mai. Anche se al momento, effettivamente, potremmo finalmente spenderli. Quindi, anche per fare solo un esempio, spendiamo questo e possiamo utilizzare quest'altro. Il livello massimo della tecnica è dell'attacco in tuffo. Durante la caduta, il Mea Culpa concentra con tanta forza sacra da far emergere dal proprio punto di impatto una grande corona di luce divina in grado di danneggiare tutto ciò che incontra. Può essere utile. Diventano sempre più costosi. La verità, noi avremmo già potuto spendere praticamente tutto per averli, o quasi tutto, non avessimo dato tutti quelle lacrime di redenzione a Nascimento, che è un nuovo personaggio che richiedeva altre lacrime. Quindi adesso la nostra Mea Culpa è quasi al massimo. Come potete vedere, lui al controllo degli altri ricompare. O meglio, non è lui che ricompare, è semplicemente un altro membro della Legione Unta che ci affronta. Sì, refulla quasi del tutto. Che fastidio, mi stava per buttare a terra. In ogni caso, come potete vedere, a parte che dalla mappa qui possiamo vedere una determinata cosa che... Beh, tra poco vedremo perché. Perché ovviamente lo farò. Ma noi non possiamo andare su. Questo perché ci manca l'ultimo... L'ultima maschera. Andiamo prima di qui. Qui troviamo un inginocchiatoio. Ciao zio, buonasera. Come va? Ora, prima di andare avanti, anzi, ovviamente, andiamo un attimo qui giusto per far vedere che abbiamo un nuovo teletrasporto che potremmo utilizzare tra poco. Scendiamo giù. Di lì non possiamo arrivarci, perché non ci si arriva da qui. Funziona solo per sopra. Fastidio eterno queste cose. Sono qui, vuol dire che mi sto annoiando, quindi non è buono. Non c'era Admiral Baru che stava facendo Darkest Dungeon, Blood Moon, che è morto. Che gli è morto un personaggio e dovuto ricominciare a capo. Wow, non ci arrivo. Ok, per sicurezza. Su 38. Ormai sono i passi iniziali a mio... Sì, questo è vero. Prendiamo questo oggetto. Come detto, stiamo praticamente sbloccando degli shortcut. Costole di Subnok il guardiano. Stiamo bloccando degli shortcut.
Così non possiamo, non dobbiamo necessariamente utilizzare l'ascensore, ma non solo per quello. Tra le fila della legione Unta c'era anche Sabnok, guardiano e custode del sigillo del ritorto. Proteggeva fiero le porte della città, anche dopo che si era seminato il caos. Procediamo ancora verso sotto, così sblocchiamo tutto, visto che ci siamo. Come ho detto, di là non ci voglio andare al momento. E abbiamo sbloccato tutto il passaggio. Scusate il caldo. Ma abbiamo una cosa da fare. Come vi ho detto, noi abbiamo recuperato tutti gli oggetti di soccorso. Suoniamo la campana. Campare che abbiamo già vista Yondo. Ti prego non farlo. Adesso l'ascensore è qui. Adesso che è qui e abbiamo sbloccato tutti gli shortcut, che in realtà non sono shortcut, allungano in realtà la strada, ma ci servono per fare quello che dobbiamo fare. Non dobbiamo avere l'ascensore lì sopra. Grazie mille, zio. Non lo fa lui perché lui ha pietà di me. Non sempre ha pietà di me, però alcune volte ha pietà di me. Prima di andare ancora sopra, andiamo prima di qua. Semplicemente perché questa zona non l'abbiamo incontrata. Oggi l'ho avuto, oggi l'hai avuta, sì. La pietà non serve. Oh, Damus. Buonasera. Semplicemente abbiamo questo passaggio, ma ci interessa andare ancora più sopra. Damus. In teoria abbiamo concluso la quest di Nascimento. Ci devo tornare lì, quindi ti farò vedere. Te lo ricordi il Nascimento, no? Ma perché sono andato qui? Senza l'ascensore. Perché forse non si è notato. Ma si è notato dalla mappa. La mappa non mente. Ora non ricordo se si faceva da qui o da lì, però per sicurezza approfittiamo tutte e due le cose. Riprendiamo l'oggetto di Giocinero, il reliquio di Giocinero, e buttiamoci. Eccoci qua. Ecco qua, un altro della legione Unta. Ti ricordi Esdras, no, Damus? Beh, quello è un altro elemento della legione Unta. Solo che sono soldati minori. Esdras e Perpetuo erano i migliori. Erano le maggiori cariche. E qui troviamo questo scrigno. Cante Yondo. Delle tre sorelle.
un canto che nessuna lingua umana può intonare. Mai ci fu voce in grado di recitare tale preghiera, che cerca invano di emulare il rombo dell'enorme spirale invertita di ferro. Tra poco magari ti rispiego. Il ruggito ciclopico distrugge gli organi e frantuma le ossa, ferendo gravemente i nemici nelle vicinanze. Liberate, in tre avete pregato come una. Liberate, in tre avete implorato come una. Liberate, in tre siete nate come una. Liberate, libere e sante, piene di grazia divina, non siete più tre, ma una solamente. Beh, Damus, le tre sorelle, in tre come una, sai di chi stiamo parlando. Questo è l'unica preghiera che lei è riuscita a fare. Altas gracias. Possiamo equipaggiare? La utilizzeremo magari. Sostanzialmente, zio, la Legione Unta era così chiamata, o così è chiamata, a farsi carico della difesa di Sua Santità Reverendissima Inscribar. E sono sostanzialmente questi soldati con questa armatura e queste fasce benedette di oli unti, benedetti per l'appunto da Sua Santità. Per questo si chiama Legione Unta. Guarda come mi aspetta. Guardalo. Ma ora lo sconfiggeremo. Anche se non è importante farlo. Non lo sconfiggeremo perché mi ha buttato. Thanks God. Avevamo questo. Il problema è che adesso dobbiamo andare dall'altra parte. Quindi direi che dobbiamo risalire su. Che fail. Quindi sono rincoglioniti. Ragazzi, l'Atalanta mi sta facendo vedere la Champions. Oh, mi ha preso attraverso il muro. Ah, ok, prende attraverso il muro, okay. Abbiamo preso una preghiera comunque, ma dobbiamo prendere l'altra. Cioè, l'altra, dobbiamo andare dall'altra parte. Questa fase è piuttosto infame. Wow, non ho parato. Wow, mamma mia, stavo cadendo. O hanno cambiato questa cosa? Credo che l'abbiano cambiata. Sì, credo proprio che l'abbiano cambiata questa cosa. Vabbè, quella zona l'abbiamo vista. Adesso, prima di tornare ad Albero, perché dovremo tornare ad Albero, scendiamo giù. Anzi, facciamo prima. Rimettiamoci questo. Anzi, io ce l'ho già. Ok, era questo che mi ero tolto. Facciamo decisamente prima. Queste qua sono tre statue, tre volti, e dobbiamo utilizzare tre maschere. Se ti ricordi, Damus, abbiamo recuperato due maschere da due boss in quest'area. Ne manca una. Ora scendiamo da soccorro.
praticamente l'abbiamo, in realtà l'abbiamo già iniziata la loro quest. Tu zio che volevi che la uccidessi. Ella sufre por todos nosotros todos los días, sin descanso, sin fin. Ella es nuestro milagro vivo, un verdadero ejemplo de santidad. Dimmi, Fardi. Lo dico perché ti rispetto. Grazie. Rileggiamo gli oggetti che le staremo per dare. Un'ultima volta, perché prima di perderli. Tu me l'ha fatta indossare zio, è colpa sua. Socorro trascorse la sua infanzia in un villaggio attraversato da una strada per cui passavano soventi prigionieri condannati dalla chiesa per i loro crimini e peccati. Dalla finestra della sua stanza li vedeva camminare in fila indiana su fino alla cima di una collina, dove sarebbero stati sottoposti a castighi e a torture corporali fino a sopraggiungere della morte. Le grida dei condannati che si udivano in lontananza giorno e notte resero il cuore di Socorro così misericordioso che decise di dedicare tutte le sue ore alla preghiera per le anime di quei penitenti. Io da stronzo le uso. Beh, non l'ho scritto nei punti, quindi no. È colpa mia, in realtà. Implorava così tanto che fossero liberati dalla loro afflizione, che si spinse persino a chiedere al miracolo di poter sopportare quei supplizi al posto loro. La leggenda narra che sul corpo di Socorro iniziarono a comparire le scudisciate, le lacerazioni e le percosse ricevute dai condannati, ma che lei, malgrado tutto il dolore che dovesse sopportare, continuasse imperterrita a pregare per loro, liberandoli così dalle loro sofferenze. Attirò su di sé così tante ferite e così tanto dolore che il suo corpo iniziò a deformarsi e a ricoprirsi di piaghe e lividi sanguinolenti, senza che sopraggiungesse la morte. Le sue urla erano così strazianti che la notizia di questo evento miracoloso si sparse in ogni dove. PG Street Fighter 5. E poi mi dici che è PG. Bene. Come abbiamo visto l'altra volta, per liberare dalle sofferenze possiamo porre fine alle sue pene, ucciderla definitivamente, oppure fare un'offerta. Facciamo un'offerta, consegna primo marchio della protezione. Una lacrima ha caído por su mejilla. È possibile che su tormento haya disminuito? Nuestra pobre signora. Secondo marchio della protezione. E poi, ultimo, marchio della terza protezione. Socorro è stata finalmente liberata dal suo supplizio eterno. Il miracolo è estremamente... accetta di darti qualcosa, ma lo dà a modo suo. Socorro soffriva in continuazione per colpa di ciò. Diciamo che più che altro soffriva perché vedeva queste persone che venivano portate in questa collina, come c'era scritto nell'oggetto, e venivano torturati fino a morire. Lei non ce la faceva più, passavano in continuazione ogni giorno da lei. E lei iniziò a dedicare tutti i suoi giorni, tutte le sue ore, alle preghiere di queste povere persone, per fare in modo che si salvassero, che smettessero di soffrire, o che non morissero, o che magari morissero in fretta, possiamo dire, in modo che smettessero per appunto di soffrire, o che il miracolo facesse qualcosa per loro. Alla fine lei, disperata, disse al miracolo: punisci me al posto loro, fai che tutto ciò che loro devono patire io lo patisca al posto loro. Il miracolo accettò. Come potete vedere, piaghe, lacerazioni, dolori di ogni genere, le mutarono il corpo, le mutarono il viso, le mutarono ogni parte della sua pelle. E come abbiamo visto qui, veniva venerata per la sua grande misericordia.
soffrendo eternamente, senza mai poter morire a causa di ciò. Noi avevamo due scelte. Potevamo per l'appunto decidere di ucciderla immediatamente, grazie al potere della mia colpa, del mea culpa, oppure consegnarle queste tre protezioni che custodivano questi tre soldati della Legione Unta. Una volta recuperati, l'abbiamo praticamente liberata dal supplizio eterno di tutte le protezioni che lei dava alle persone, e si è finalmente liberata e ha potuto finalmente ascendere. Grazie. Tuttavia, per quanto Socorro sia un bellissimo personaggio, questa è solo una parte della quest, perché in realtà non c'era nessuna quest di Socorro. Alla fine Socorro, quello che stava facendo era quello che voleva fare, con tutti i dolori che ne sopraggiungevano. Perché si chiama il mea culpa è l'oggetto. La quest non è finita, perché abbiamo salvato Socorro, ma c'è ancora lui, Cleofas. La signora. Tre penitenti che comulgaron con el milagro clamaron su amparo y protección. Aquella alma por la que ella sufría ya ha marchado al otro lado del sueño. ¿Ha terminado pues la santa encomienda de mi señora? Penitente, ¿por quién velaré yo ahora? Comunque in italiano è mea culpa, penso che anche in spagnolo sia al maschile. Cosa non ci arriva? Aspetta, finiamo qua. Sì? Qua parla pure di spada. Si può inserire nel mea culpa. Gli altari che troviamo sono gli altari del mea culpa. È maschile. Io l'ho sempre chiamata la mea culpa, ma è maschile. La signora tre penitenti. Aquella alma termina penitente. Ora lui dice: cosa farò adesso? Ora che Socorro non c'è più. Ora che non posso più pregarla e venerarla. Che fine farò io? Beh, dovremmo vedere la versione originale spagnola. Siamo usciti, siamo rientrati. Come abbiamo visto, Cleofas non c'è più. Tuttavia, spiego adesso. Perché ci sono... In realtà ci sono... tre finali alla sua quest. Sì, lo so, è impossibile, ma il penitente ci riesce. Un finale della sua quest è andare qui, parlargli, perché Cleofas si trova qui sul tetto dell'arcicattedrale, e dopo avergli parlato lui si butta dal tetto e si suicida. Questo perché non crede che la sua vita abbia più senso dopo, senza Socorro, senza poter dare le sue cure, le sue preghiere a Socorro. E cade qui. Ora non mi aspetto che voi ricordiate cosa c'era qui, anche perché io neanche la sapevo questa interazione. Ma nella quarta parte della sua quest, Redento era qui. Se fai la quest di Redento in una maniera diversa da come l'ho fatta io, e Cleofas si lancia dal tetto suicidandosi, finisce spappolato davanti a Redento, e Redento ha una reazione a quello che succede. Non cambia la quest di Redento, ma c'è questo incontro tra i due in un certo senso, e ottiene un achievement speciale. Ma facendo così, io non avrei potuto certo 100%are questo gioco. In ogni caso, non andremo qui per l'appunto a parlargli, perché sennò si suicida. Non parlo dell'altro outcome del suo evento, perché ne parleremo dopo. Scendiamo giù.
ancora equipaggiato l'oggetto, vero? Yep. Ma scusa, guarda un attimino la versione spagnola di Blasphemous. Vedi come l'hanno tradotto loro. Vedi se hanno detto la mea culpa o i le mea culpa. Come cavolo si dice in... Davvero, non si riesce a capire, neanche nella versione originale. Comunque, pensavo che intendessi proprio nella questione biblica religiosa. Ok, ok. Comunque, come vedi, anche qui si chiama altare del mea culpa. In ogni caso, cosa dobbiamo fare noi per evitare che Cleofas non si suicidi e finire la sua quest nella maniera più positiva? Dobbiamo parlare con Ludovico. Corda della vera sepoltura. La Orden of Bendice, penitente nel silenzio. La sua quest di Ludovico l'abbiamo già finita, ma lui ci dà un oggetto di questa. Corda intrecciata dalla quale pende un medaglione in bronzo usurato con l'emblema dell'Ordine della vera sepoltura. Chiunque voi siate, rivolgo la mia esortazione a voi che, rinunciando alla vostra volontà, abbracciate l'obbedienza come essenza stessa dell'umiltà. Solo coloro che sono completi passeranno dall'altra parte del sogno. Il sogno, come ho detto, potremmo dare un'analogia con il nostro paradiso, in un certo senso. L'altra parte del sogno, superare una specie di purgatorio, comunque di paradiso per trovare la vita eterna. Neanche la wiki, incredibile. Queste parole, pronunciate al nostro primo maestro, saranno la nostra regola. I fratelli, con il nostro santo scopo di raccolta e sepoltura, dedicheranno totalmente se stessi a tale causa, essendo il nostro primo pensiero al risveglio e l'ultimo momento di coricarci. L'abbiamo fatto davvero? Pensi che sia tradotto dall'inglese questo gioco? Mi sembra troppo tradotto bene per essere tradotto semplicemente dall'inglese. Ma non lo so. In ogni caso, abbiamo recuperato questo oggetto. Un oggetto utilissimo per la quest di Cleofas. È un oggetto che gli ricorda, ok, anzi, gli ricorderà ciò che era. C'è un ordine della sepoltura, della sacra sepoltura, così come lo era. Andiamo prima di qua, facciamo prima e abbiamo meno problemi. L'ordine di Ludovico. Cleofas, prima di andare da Socorro e passare tutta la sua vita a pregare e a venerare Socorro, in realtà era uno dell'ordine della sepoltura. Non esiste il loro sito, incredibile. Se ci basiamo sull'inglese è troppo male, nel senso che in inglese il mea culpa è una sword. Però vorrei capire, ok. Scendiamo giù. Dovrebbe farla Rey in spagnolo, mamma mia. Bene, noi ci troviamo qui. Dobbiamo andare qui. Poi in realtà sembra che qui si possa salire. E mi sembra... Cioè in realtà sì, non siamo andati di qua, ma... Perché ancora non ci voleva andare di qua. Maledizione, che fastidio!
No, li odio quelli là. Sono sul condizionale. Ripeto, se noi andiamo da Cleofas senza consegnare questo oggetto, lui si suicida. Ma siccome noi l'oggetto lo abbiamo adesso, dato a Ludovico, vuoi consegnare corda della vera sepoltura? Io amava la carità incarnata in ella. E a ella. Hija de la caridad propia. ¿Cómo puedo amar a los demás más que a la santidad misma? La orden. La recuerdo. Su regla fue mi regla tiempo atrás. Mis pensamientos se encuentran desamparados, penitente. Necesito rezar. Gracias, penitente en el silencio. Mi camino es velar por los demás en la ausencia de Nuestra Señora. La orden me espera. Non l'abbiamo ancora finito, però. Ma comunque diciamo che siamo salvi. Adesso, in un certo senso. Ritorniamo su. Comunque intendevo che, essendo femminile la colpa, ha più senso che sia una spada piuttosto che uno spadone. Oltretutto la sua è sempre una mano. Questa è tutta lore. Comunque io l'ho sempre... Cioè, prima che giocassi a Blasphemous, ho sempre chiamato mea culpa. La mea culpa. Perché mi veniva naturale la colpa. La mia colpa. Più che altro, Damus, ragazzi. Oh, giusto. Il padre Maronno. Ora che ci penso, ragazzi, scusate. Magari sto facendo una richiesta stupida, ma... Non c'è la wiki in spagnolo, ma... Bisognerebbe andare a controllare a questo punto... il latino. È un nome proprio. Sì, ok. O magari è neutro. Questa è un po' una svangata, dover andare avanti e indietro. Ma in realtà non devi farlo necessariamente ora. Lo faccio ora perché così concludo la quest. Lauro. Lauro mi ricorda Macho Capatonda. Entriamo dentro. Come vedete Ludovico non c'è più. Il suo compito è finito nel gioco. Ora li contatto. E qui troviamo Cleofas. Penitente la carità. Este es mi nuevo hogar y desde aquí comienza de nuevo mi vigilia. Tomad estas palabras que logré transcribir de la voz de Nuestra Señora entre tormento. Así en una plegaria se convierta que podáis elevar en su recuerdo. Tiento i suoi capelli spinosi. La orden nos bendice, penitente en el camino recto. Dimmi, Damus. La orden nos bendice, penitente en el camino recto. Non c'è una pagina sul mea culpa nell'inventario, una descrizione? Sì.
scusate. Mi incasino ogni volta con gli oggetti. Devo ricordare dove, però, precisamente. Questa spina si mette nel mea culpa, per dire. Vediamo un pochettino. Allora, in teoria dovrebbe essere sempre qui. Perché qui dice sempre e comunque. Tipo, il mea culpa palpita con bramosia e trasferisce la sua forza vitale a chi lo brandisce. Non lo so, ragazzi. Sei un diavolo, Ferdi. Comunque abbiamo ottenuto la preghiera. La preghiera di Cleofas. La preghiera in questione è: Tiento ai tuoi capelli spinosi. Invoca l'aiuto della Dama Spinosa, che protegge per un breve periodo il penitente di tutti i mali. Sostanzialmente, ci rende invulnerabili per un po' di tempo. Se il tuo nome è Tentudia, parliamo di capelli spinosi. Vi ho già parlato di Tentudia. Lui facendo parte di questo ordine. Tentudia l'abbiamo aiutata. Abbiamo ottenuto questa preghiera riguardo Tentudia. Se il tuo nome è Tentudia, che se ne andò per unirsi alle sorelle, non soffrire e non portare pena, poiché con la tua ingiusta dannazione ci hai donato miracoli. Se i tuoi capelli sono divenuti spine, che hanno macchiato di sangue il tuo collo candido, non soffrire e non portare pena, poiché noi intoniamo a te questo canto che priverà il tuo corpo di ogni spina. Questo oggetto ci rende invulnerabili per un certo quantitativo di tempo. Avete visto quell'effetto? Ah, Damus. Siccome non c'eri, faccio un piccolo passo, visto che siamo qui. E ti faccio vedere Nascimento. O meglio, ciò che è rimasto di Nascimento. Abbiamo finito la sua quest. Abbiamo potenziato le boccette al massimo. Perché Nascimento credeva che facendo così si liberasse del miracolo, della sua pena. Bene. Nascimento ha dato vita a questo corpo di vecchio, più o meno della sua stessa grandezza. Sì, per questo non lo faccio. Sembra estremamente debole. Nascimento è morto. Non possiamo andare a lui, non possiamo parlare, non possiamo fare niente. Nascimento è morto dando la vita a questo anziano. E l'anziano è in vita, sta respirando, si muove. E sta spina è questo. La spina è questa. Vostra spada è la vostra spada. La spada, sì, la spada è in italiano. Ma è una spada, non è uno spadone. Non so perché dicevate che era uno spadone, è una spada. Non significa però che si debba chiamare per forza al femminile, perché è una spada. Ne abbiamo recuperati quasi tutti. È uno spado, ma che vuol dire? La mia spada non lo posso chiamare Vincenzo? La spada è un oggetto, non ha un sesso. Bene. Abbiamo preso un po' di potenziamento. Magari potenziamoci un pochettino qui. Una spatola. La vince... non so che dirvi, ragazzi. Questo mi piace di più. Potenziamo un po' tutto il potenziabile. Manca solo un livello del mea culpa.
Bene, ragazzi, siamo arrivati a un buon punto, ma la live non può finire qui. Più che altro sarebbe troppo breve e non mi piacerebbe concludere qui. Tuttavia, non è detto che riusciremo a concluderla adesso, la live, facendo una determinata cosa. Ma adesso vedremo. Perché torneremo qui, al tetto dell'arcicattedrale. La parola spada è femminile, però, lo so. Ragazzi, semplicemente a me sembra che il mea culpa semplicemente esuli da ciò che è l'oggetto stesso, cioè trascenda ciò. Ma non so spiegarvi, l'hanno tradotto così. Ah, buonasera, Falena. Bene, andiamo qui. Prendiamo l'ascensore. È insopportabile questa zona. Prendiamo prima l'ascensore. Ragazzi, non ci avevo mai pensato, comunque non mi ero mai fatto questi problemi. Domani o dopo la live faccio qualche controllo online, se qualcuno mi ha già parlato. Sì, è la colpa, la colpa è la colpa, la colpa è la colpa. Ma lo dice anche in italiano la colpa. Ma è in italiano, secondo te ci sono interviste in italiano sulla traduzione di Blasphemous? Damus, ragazzi, dovete guardare la traduzione. Ma era anche un walkthrough spagnolo dove appunto trovi una descrizione di un oggetto tipo questo, che dice si può inserire nel mea culpa. No, non mi metto a guardare un video. Proseguiamo per di qua. Non c'è tradotto, va bene, ok. Sì, intendo oggetti specifici che parlano di il. Fale, sto facendo la live del gioco. Non posso mettermi a guardare un video mentre sto facendo la live del gioco. Non è centrale il fatto che sia maschile o femminile, mea culpa. Non ci avevo neanche mai pensato finora. Sì, più che altro devi cercare i cuori del mea culpa. Sì, vabbè, è fondamentale. Scendiamo qui. Giusto per sbloccare una cosa. Ma non lo sappiamo ancora se si è effettivamente preso una bella libertà, sai? Non ne abbiamo idea. Non so neanche se hanno avuto contatti con The Game Kitchen o cose del genere. Beh, non ho idea perché non mi sono mai informato a riguardo, non mi è mai importato del perché ci fosse scritto il mea culpa o la mea culpa. Avesse un'importanza di lore, ve lo direi, non ha importanza di lore questa cosa. Sì, ma non ha importanza di lore, per questo non mi sono mai informato. Dovrei poter parlare con i traduttori italiani di Blasphemous. Che ci sono scritti nei... Oddio.
Ci sono scritti nei, come si chiama? Nei credits, quindi, volendo. Un'idea ce la stiamo facendo, ok. Muro delle sacre proibizioni. Questo è il prossimo passo per andare avanti nella trama principale. Se anche in spagnolo è femminile, è tradotto male in italiano, sì. Certo. Ma mi interessa sapere l'originale, questo è il punto. Comunque devi cercare una posizione in cui lì trova un cuore. Un cuore si trova molto presto, quindi in teoria dovresti poter, tipo il cuore del dolore virtuoso si trova prestissimo, quindi magari dovresti riuscire a vedere. Ovviamente salta le parti. Si trova dopo Albero. Allora, togliamo questo e mettiamo questo. In originale è spagnolo. La Sorcerer's House è spagnola. N mea culpa. N è maschile. Credo sia maschile N. O forse è neutrale, sai che non lo so. Non lo so. È in, allora è neutrale. Scusate ragazzi che sto morendo dal caldo con sto cappello. No, non ti suicidare, zio. Là si trova l'albero di metallo, posto a guardia del ponte. Quella pianta è la corteccia corrosa, il simbolo della comunione finale di sua santità con il miracolo. Davanti a questo eterno crepuscolo attenderò di partire per l'altra parte del sogno. Ecco. Quell'albero è estremamente importante. In realtà noi siamo passati in una sezione molto lontana dall'arcicattedrale. Quell'albero è estremamente importante, ne parleremo dopo. E qui. Ve li ricordate, ragazzi? Sì, il primo boss del gioco, il boss del tutorial, colui che era il guardiano della confraternita del Lamento Silente, colui che si premurava che nessuno scappasse dalla confraternita del Lamento Silente. Sì, in un certo senso sì. Comunque sì, lo troviamo anche qui, provengono da qui, e appena vedono ci attaccano. Sì, forse è una libertà che si sono presi. Non lo metto in dubbio. Mi piacerebbe reperire uno di questi, dei traduttori della versione italiana di Blasphemous e chiederglielo. Sì, è un'arma, è una spada. Sì. Ragazzi, qua siamo sempre nel mondo delle sacre proibizioni. Ma chiave dell'arco per aprire questa porta. In realtà queste sono celle. E questi sono folli. Chiave dello scrivano, la chiave dell'arco. Credo che abbiano cambiato un po' il layout. Perché in realtà questi qua erano rinchiusi nelle celle nel gioco base. E una volta aperte le celle loro uscivano. Ma prima non uscivano.
Questa cella non è chiusa. Entriamo nella cella. Ops. Dovevamo farlo. Chiave del laico. Noi abbiamo preso la chiave dell'inquisitore. Poi vi spiego a cosa serve. Andrebbe giocato in giapponese. Chiave del laico. Una chiave piccola e semplice. Gli iniziati facevano visite solo ai prigionieri meno importanti, portandogli cibo in quei rari casi in cui il prigioniero dovesse essere mantenuto in vita. Prese una grossa pietra che aveva trovato nelle vicinanze e la usò per frantumarsi le ossa della gamba, liberandosi così dalla catena che lo teneva prigioniero. Si allontanò da quel luogo strisciando. La sabbia sotto i piedi, o almeno così si raccontò, assorbiva le tracce di sangue che lasciava a terra, impedendo ai suoi ragazzini di sapere ai suoi aguzzini di sapere dove fosse andato. Da allora ogni notte ha pregato in preda alle lacrime davanti a un mucchio di sabbia ai piedi del letto. Questa chiave ci permette di aprire alcune celle. Per sicurezza. Giusto per evitare di pensare che ci siano dei segreti. E ho tolto la chiave dell'iPhone. Parliamo con questo corpo. Su e giù. Peggio del dolore o peggio del freddo, c'è solo quel cigolio, l'incessante cigolio di quei maledetti, di quel maledetto antro dai meccanismi arrugginiti. Perché mai qualcuno dovrebbe vederlo usare così tanto? È meglio un pennello grande o un grande pennello? Bene ragazzi, questo qua possiamo dire che è un enigma, lui ci dice più o meno la soluzione. Su e giù, dobbiamo letteralmente far fare su e giù a questo, a questo, a questa piattaforma fin quando non si apre quella cella. Se non sbaglio 6 volte. Non dobbiamo necessariamente starci sopra, però è uguale tanto. Grano bruciato di... Allora, non lo so tradurre, non lo so dire. Non so se è Kirse o Quirse. Questo. Kirse è spagnolo. Ammetto di Kirse, ok. Leggiamolo insieme. Questo è un elemento estremamente importante, ne parleremo dopo. Piccola sfera ricavata dai resti di un falò ingiustamente acceso. Arde della stessa brace di quelle fiamme, che non potevano toccare la pelle di Kirse, permeate dal suo potere e da una grande protezione dal fuoco. Come giustamente dice, da una grande protezione dal fuoco. Sì, un falò. La regione di Kirse. Le terribili fiamme consumarono il corpo di Kirse, che piangeva oppresso da un dolore insopportabile. Non erano fiamme normali, ma le fiamme del miracolo. Il fuoco lo bruciò e, al cospetto degli inquisitori, lo riportò in vita, ancora e ancora, in una tortura senza fine. Bruciava e bruciava di nuovo, gridava e urlava ancora. Kirse, il figlio del falò, dei falò, sapeva quale sarebbe stata la sua penitenza. Mi chiedo perdono per la pronuncia. Non so effettivamente come si dice. Comunque un personaggio ce ne parlerà in spagnolo, quindi sapremo la traduzione. Comunque questo oggetto è estremamente importante e lo useremo. Adesso non ce n'è bisogno. Questa è la chiave dell'inquisitore. La chiave dell'inquisitore è quella che abbiamo comprato da Candelaria, che ha rubato da qui.
Che figata questa, pure questa è nuova. Che figata. Boggetta biliare vuota. Adesso hai la soluzione, Ferdi. Abbiamo tre boccette biliari alla fine. Kirs. Kirfs, mamma mia. Bene, la boccetta biliare poi la useremo. Questa è l'ultima boccetta. Quindi avremo tre boccette. Penso che bastino e avanzino tre boccette. Gracias. Ok. Rifacciamolo. È bellissimo. Si bagna col suo sangue. Ma che ficata. Torniamo un attimo su. E con la chiave dell'Aiko dovremmo poter aprire una cella. Questa è la chiave dello scrivano. Qua era la chiave dell'Aiko. E guarda qui chi c'è. 31 di 38. Esploreremo tutta questa prigione. Tutto questo martirio. In ogni caso, nel caso non l'abbiate capito, in questo posto torturavano le persone. E molto probabilmente è il posto dal quale Socorro sentiva i dolori delle persone e chiese di subire i dolori al posto loro. Scendiamo giù. Gli altri sette cosa? Alcuni dobbiamo incontrarli, altri li abbiamo già incontrati ma non potevamo prenderli prima, solo che non sono andato a fare backtracking. Chiave dell'AI. Non ricordo esattamente, precisamente dove sono. Però mi risegna la mappa. Ok, scusa, da qua. Da qua la mappa non me li fa vedere, aspetta. Ora, aspetta un attimo, usciamo da qua. La mappa mi disegna. Questi qua sono. Solo che, a differenza... Gli amici di Giocinero. O i figli di Giocinero. Solo che, a differenza di quello che vediamo, in realtà non mi segna solo quelli che mi mancano, mi segna tutti quelli che ci sono. Quindi devo ricordarmi precisamente quali non ho preso. Ma lo vedremo più là. Passiamo di qui. E guarda un po' lì chi c'è. Lì c'è un nemico unico che si trova solo qui. Ed è uno dei nemici che ci serve, dal quale dobbiamo versare il suo sangue e prendere le sue lacrime di redenzione. Per quella mini quest che abbiamo preso da questo calice. Solo che, come ho detto, bisogna fare tutto ciò, che sono in tre zone diverse, separate, senza morire e senza utilizzare il teletrasporto. Quindi te la devi pensare bene. Hai il pistolino di fuori. Ci manca la chiave dello scrivano. La prenderemo tra poco. Whoops. Vabbè, va bene così lo stesso. Saliamo prima sopra. Qui serve un'altra chiave dello scrivano. Io controllo sempre se ci siano muri invisibili, ripeto. Questo gioco mi ha un po' segnato da questo punto di vista. Per l'appunto. È unico, ma è unico fin quando non trovi questo segreto. È un po' tosto. Visto che ci sono, proviamo la nuova preghiera che abbiamo ottenuto. Così la faccio vedere. Questa è dell'invulnerabilità e ve l'ho fatta vedere. Questa no. Quella delle tre sorelle.
gli ha letteralmente shottato. Shotta tutto ciò che hai vicino. Falange di Willy nello scettico. Così. È un'onda d'urto talmente potente che fa un danno assurdo. Questo è uno degli ultimi oggetti che abbiamo preso. Falange di William lo scettico. William Graff dedicò l'intera vita a smascherare subito i ciarlatani evangelisti. Mise persino in dubbio la santità di alcuni membri della chiesa di custodia. La sua eresia non rimase impunita. Guarda caso dove si trova. Cambiamolo però, perché spreca molto e... preferisco o l'invulnerabilità. Anzi, l'invulnerabilità la preferisco in generale. Comunque, il penitente se la tira un sacco per essere uno che va in giro con un cuore in testa. Ve l'ho detto riguardo alla Settimana Santa spagnola. È uno dei vestiti che indossano. Ovviamente non l'armatura identica, però uno dei vestiti che indossano le persone come per rappresentare delle penitenze o dei penitenti. Wow, guarda lì cosa c'è. Ha utilizzato la chiave dell'Aiko. Grazie zio per essere qui a ricordarci queste cose. Chiave dello scrivano, finalmente l'abbiamo trovata. Rileggiamo la chiave dello scrivano. Ma ve l'ho detto, la Settimana Santa, ve l'ho già spiegato. Il passo è breve, Cucus Clan. Una chiave di ferro in buone condizioni. Gli scrivani erano presenti in ogni interrogatorio ed erano incaricati di registrare gli ineludibili confessioni torturati. Padre, rimuovi questi vincoli che mi stringono le braccia e le gambe. Padre, mi stanno uccidendo. Non serve a niente dirgli cosa ho fatto, perché gli interessa solo quello che non ho fatto. Padre, non voglio sentire la verità. Non vogliono sentire la verità, vogliono che io ti insulti, padre, che il miracolo possa salvarmi. Erano interrogatori, ma spingevano le persone a fargli dire cose eretiche, anche se erano innocenti, pur di giustiziarli. Ok. Ora che abbiamo la chiave dello scrivano, possiamo aprire altre celle che non potevamo aprire prima. Osso uncinato di Vukelic il copista. Approfittando di una bolla pontificia, Vukelic fu sorpreso mentre rubava un tomo proibito sulle scienze arcane. Da quel giorno le sue mani non furono più in grado di scrivere. Ne parlerò col tempo poi. Ho appena fatto un video e ne continuerò a parlare. Ho appena iniziato. Ecco qua un'altra chiave. Ah, ok. Number 32. Ah, grazie, Ferdi. Abbiamo preso il 32esimo. Ah, grazie, anche se già c'è già il coso, il come si chiama? Scusate un attimo, il Streamlabs che lo fa, che lo dice automaticamente, però ti ringrazio. Da quant'è che non guardo una partita?
Allora, andiamo avanti. Uccidiamo lui, che è abbastanza tosto da affrontare ovviamente. In realtà non lo è più, perché siamo talmente potenti. In realtà non è detto che tu riesci a trovare tutti e sei gli altari prima di adesso. Saliamo su. Saliamo qui. Sblocchiamo questo. Parliamo con questo corpo. L'ho visto avvicinarsi fare sbarre. Ho visto le fiamme che si levavano dal suo petto e che lo bruciavano. Ho visto l'incendio divampare di nuovo dal nulla per squagliargli la pelle. Egli cammina con il fuoco e il fuoco con lui. Sentiamo molto parlare di questo Kirs. Chissà chi sarà. Qui recuperiamo osso temporale di Jolly il ladro. Spero che ti ammazzi così per sfizio. Joel era solito rubare per donare ai bisognosi. Jolly il ladro. Un giorno osò troppo e venne acciuffato mentre rubava la stola ingioiellata del pontefice. Mai nessuno subì tortura peggiore a custodia. Per sicurezza credo di aver aperto tutte le celle qui, ma controllo una seconda volta per sicurezza. Sì. Facciamo prima di andare di qua. Ragazzi, chi è questo Kirs? Non abbiamo finito comunque, le celle non sono finite. Kirs se ne frega. Chiave dell'inquisitore, quello che abbiamo comprato da Candelaria. Ma senti un po' il re. Ok, qui dobbiamo rimettere il polmone. Ora che conosci bene così bene. Ora che conosci così bene questo gioco. Si può dire che sia uno dei tuoi preferiti? E se sì. Mascella di Ashgar, l'inquisitore. No, come gioco in generale non ha superato Hollow Knight. Hollow Knight lo considero un capolavoro ed è il mio metroidvania preferito. Questo non lo è. Però è uno dei miei giochi preferiti, Blasphemous. Lo è diventato. Per il suo lato artistico, per la sua lore. Per la sua crudezza, per tanti elementi. Non lo supera comunque. Vince Hollow Knight comunque. Nel mio cuore vince ancora Hollow Knight. Leggiamo quest'altro. Ashgan cercava disperatamente risposte alla sua fede attraverso la tortura, persino condannando i membri del sacerdozio. Non trovò che rimorso nelle sue azioni. Gente che si è pentita molto facilmente di quello che ha fatto. Togliamo questo, mettiamo questo. Da Clown Cherry. Clown Cherry mi fa un po' ridere. Clown Cherry, lo metto. È divertente come nome. Ma tu sei solamente invidioso, Fer. You are just invidious. Chiave dello scrivano. Wow, un muro invisibile. E chi se l'aspettava questo muro invisibile? In realtà qui si può passare solamente se si alza qui la cosa. E qui troviamo
Olio dei pellegrini. Ci aumenta ancora di più la barra del fervore. E qui abbiamo un corpo, tra l'altro. Videtene qui sciat. Scusate la mia pronuncia latina orribile. Non mi ricordavo questa linea di dialogo, neanche questo corpo qui. Damus, tu che sei bravissimo, cercami il termine latino. Videte ne quis sciat. Non farò sapere a nessuno. Scemo chi legge. Badate che nessuno lo sappia. In realtà questo è un piccolo, possiamo dire, enigma. Perché se si alza una si abbassa l'altra. E noi dobbiamo fare in modo che quello là rimanga sopra. Ah, è vero che Ferdi è latinista, scusa. No, sono caduto. Comunque c'è modo, eh. Devo ricordarmi com'era questo modo. Ah no, sì, me lo ricordo, scusate. In realtà gli enigmi di questo gioco sono piuttosto semplici. Sono io che sono deficiente, lo sapete pure voi che io nella risoluzione degli enigmi sono orribile. Scusate se muoio dal caldo. Mio Dio, non ce la posso fare. Chiamarlo enigma è anche un parolone questo. Sfera del fumo sacro. È un altro oggetto equipaggiabile. Perlina traslucida con un meccanismo di chiusura quasi impossibile da vedere. Secondo la tradizione venivano riempite con i vapori rilasciati dai grandi bruciatori di incenso nella madre delle madri. Questo grano contiene però un'altra sostanza. La sua influenza miracolosa riempie le boccette biliari dopo qualche attacco. Ma non accade spesso, perché il miracolo è volubile. Eh sì, Ferdi, esattamente. Sostanzialmente questo qui ci permette di ricaricarci le boccette biliari, ma a caso. Quindi è buono, ma non sai quando avverrà. E siccome è talmente buono, elimineremo... Dov'era? Questo, che aumenta il potere delle preghiere. E metteremo questo. Allora. Apriamo qui. Questo non aveva neanche bisogno di una chiave. Allora. È il momento di discutere di una cosa. Qui non c'è niente. Mi spiego. La chiave dell'inquisitore che abbiamo trovato, che abbiamo comprato da Candelaria, era una chiave molto importante che ci fa aprire alcune porte. Che non erano strettamente necessarie, però potevamo aprire solo grazie a questa chiave. In una di queste celle, forse era questa, non ricordo esattamente se era questa o se era una chiave chiusa dall'inquisitore, ma credo fosse questa. Soprattutto perché non c'è niente. Si trovava, nel caso noi avessimo ucciso Socorro, quindi posto fine alle sue sofferenze invece di dare gli oggetti e farla scendere, Cleofas si sarebbe trovato qui, rinchiuso tra queste celle.
noi l'avremmo trovato e gli avremmo parlato. E se fosse andata male la sua quest in questa situazione, lui si sarebbe suicidato in cella. Insomma, la sua quest, a prescindere, finisce con un suicidio. Se non gli dai quell'oggetto che gli abbiamo dato. Bene, possiamo proseguire. Questo è nuovo. Patio dei passi silenti. Abbiamo legato il passaggio tra questo e questo. Questo non c'era prima. Questo non c'era assolutamente prima. Ma non ci interessa andare qui adesso. Infatti noi dovremo tornare indietro. Comunque, zio, ti chiedo se vuoi farmi questo favore. Ovviamente, se non vuoi, non me lo fare. Non so se hai visto il video dei Metroidvania, non credo ti importi, però anche solo mettere un mi piace aiuta. Almeno per farsi trovare. Se hai voglia, ovviamente. Se no non fa niente. Qui si blocca. Questo perché scende un altro di questi. Curiamoci giusto per sicurezza. Non vorrei morire come uno stupido per niente. Torniamo su. Ragione ha sempre Farene, esatto. Questa è la chiave dell'inquisitore che ci permette di aprire. Oh my god! Come sono caduto male. Pagami. Non fa niente, sì, io ti ringrazio lo stesso. E ripeto, vendeva candelari, dovevi per forza comprarlo. E costava 9.999. Falange di Zet il prigioniero. E che dice che non ci sia già, ma non lo saprai mai. Ok. Zet Corsica fu condannato al completo isolamento a vita. Non passava giorno in cui non mormorasse delle voci che udiva nella sua testa. Fu forse una di queste a spingerlo al suicidio? Beh, mi suicido io a caso colpendo queste cose qui. Aspetta, per sicurezza. Come ho detto, siccome non ricordo precisamente se hanno messo nuovi muri invisibili o dove erano tutti i muri invisibili, per sicurezza controllo sempre, che non si sa mai. Beh, andiamo sopra. Facciamo ritornare questo. Ammetto di non saperlo, Ferdi. Se è un nostro diritto o no. Ma io sono scevro da nazionalismo e cose del genere, quindi non saprei bene come discutere di questa cosa del quale non ho mai discusso. Scendiamo giù. Qui abbiamo un altro simpaticone che con una combo ben piazzata muore, perché siamo troppo potenti ormai. Sì, è unico di questa zona, intendo. Intendevo unico di questa zona. Ritorniamo su. Anche, che ne so, la mega statua con un sarcofago sulla schiena è unica, ma della zona degli archivi del... Dov'è? Delle tele dormienti. Ma ce n'è più di uno. Oh. Chiave dell'inquisitore. Ok, era qui che c'era Cleofas. Ricordavo, infatti, era qui.
In realtà dovremmo venirci dopo qua. Però come shortcut e come riottenimento della zona, come checkpoint, ci ritorneremo qui. Ora che abbiamo esplorato tutto, possiamo andare avanti. Chiave dello scrivano. Ecco un altro pampino. 33 su 38. E adesso... io so cosa accade. Voglio giusto decidere cosa togliere e cosa lasciare. Avete già capito, sicuramente. Penso che toglierò questo. E metterò grano bruciato di Kirs. Piccola parentesi, prima di andare avanti. In questo posto, dove ci sono quelle due piccole finestre che potete vedere davanti al penitente, in realtà c'erano due lanterne. Con un trick, tu potevi prendere quell'oggetto senza che succedesse questo. O meglio, succedeva e poi senza batterlo ritornavi lì sopra e non lo combattevi. Kirs è riemerso dalle fiamme. Avete visto cosa ci ha protetto? Ci ha protetto Tentudia. Prende la spada e combatte di nuovo. Seconda fase, più colonne di fuoco e più attacchi. Requiem Aeternam. La tua sicurezza te la rovinerei. Il boss figo, quello più difficile, eh? Nightmare Grim. Quello è bellissimo. Abbiamo appena sconfitto Kirs. O Kirsens. Non so davvero come nominarlo. In ogni caso ne parleremo tra poco di lui. E qui troviamo Deogracias, che dovrebbe dire il suo nome, quindi sapremo come si dice. Aquel al que ha sacado del castigo era Kirse. Kirse. Uno de los amparados. Kirse. Bravo. Aquel fue injustamente condenado a la hoguera por herejía. Y los inquisidores fueron testigos de cómo las llamas
consumieron enteramente su cuerpo, entre lamentos y rezos en comunión atroz. Pero cuando todo había terminado y las llamas se hubieron apagado, el milagro misericordioso las llamó de nuevo, y de ellas, de las cenizas y el carbón, el cuerpo de Circe se erigió de nuevo. Pues llameantes son los caminos del milagro. Pesaroso corazón sea, penitente. Come ha già detto praticamente tutto lui, e come abbiamo letto nel grano bruciato di Circe, ha già detto tutto lui. Circe era stato punito per eresia, però era stato ingiustamente punito, lui non se lo meritava, lui non era un eretico. Come abbiamo detto, in questa, possiamo chiamare prigione, in questa prigionia, in questo posto dove torturavano e facevano morire gli eretici, perché non tutti erano eretici, come abbiamo letto anche da un altro oggetto, gli facevano dire cose orribili, cose eretiche, per avere le prove di ucciderli, per avere prove che erano effettivamente eretici, ma in realtà loro non volevano. Sostanzialmente, a lui è toccato il rogo, tuttavia, dopo essere morto, diventato cenere tra le fiamme, il miracolo aveva, tra le sue urla, il miracolo aveva un altro fine per lui. Il miracolo riattivò le fiamme tra dolore, tormento e sofferenza, rievocarono Circe dalla morte, gli rifecero tenere tra la brace e tra la cenere il suo corpo, e Circe divenne un emissario del miracolo. Questa storia non si rifà precisamente a nulla, che io sappia, mi sono informato ma non ho trovato fonti. Molto semplicemente penso che semplicemente si rifà alla questione del rogo, della chiesa, degli inquisitori. Un po' come la caccia alle streghe, dove venivano messe a rogo donne. Come abbiamo letto, ad esempio, come Ferdi ricorderà, la madre di Exposito, venivano messe a rogo e bruciate vivi. Una pratica antica della chiesa. Gran bel boss. Non so se Damus l'ha visto ancora, ma gran bel boss. Chiave delle vette aguzze. Leggiamolo. Una chiave per il mezzo di trasporto che porta fino al convento isolato. Che bei tempi. Potevo bruciare re semplicemente dicendo una cazzata. La chiave deve essere fatta d'argento, ma di una tipologia speciale. Voglio che sia l'argento più puro del mondo. Portamela. Quando la sua bellezza sarà all'altezza del compito che deve svolgere. La carrozza rimarrà rigorosamente chiusa e i cavalli dormiranno fin tanto che io vorrò. Così desidero e ogni mio desiderio è al contempo un ordine di sua santità. Come dicevo, se tu morivi dal boss, piuttosto che ricombattere il boss all'inizio quando era uscito il gioco, c'erano due lanterne sotto o al posto di quelle finestre, non ricordo se c'erano quelle finestre. Tu con il giochetto che ho fatto vedere, cioè colpendo e toccando a te di verso giù, potevi rimbalzare abbastanza da arrivare dall'altro lato e prendere l'oggetto. Quindi in teoria, praticamente potevi andare avanti e prendere questa chiave senza battere Circe. Anche se Circe, come abbiamo visto, è un boss necessario per andare avanti. Tutti i boss sono necessari di Blasphemous. Qui troviamo un altro confessore, che non ci interessa al momento. Quante chicche che ci dai. Ah, by the way, quando l'ho fatto io non sapevo neanche di questa cosa. Non l'avrei comunque fatto perché il boss l'avrei voluto combattere, ma non sapevo neanche di questa cosa, quindi non potevo neanche sapere come si faceva questa cosa. Bene, torniamo su. E tra poco concludiamo la live.
numero 34. E qui abbiamo ciò per cui serviva la chiave. È consegnato chiave delle vette aguzze. E guardate un po' dove ci arriva. Dove ci porta. Convento di Nostra Signora dal volto sfigurato. Ma è una zona che non possiamo raggiungere se non tramite questo passaggio. Ovviamente possiamo utilizzare questo, in realtà. Ma prima non potevamo farlo. E qui troviamo un'altra volta la Signora dei Sei Dolori. E questo, in teoria, dovrebbe essere, non ricordo male, dovrebbe essere l'ultimo potenziamento. L'ultimo potenziamento della vita. Tomad el siguiente de mis dolores profundos. Limite massimo di salute aumentato. Purtroppo già non mi viene la parola. Gli achievement, quindi non posso essere sicuro al 100%, ma mi pare di averli presi tutti. E qui troviamo l'ultima maschera. Maschera di Dolphos lucente. Una delle maschere parlava di Dolphos. Un manufatto trovato nelle mani di un arcidiacono morto in una torre isolata dalla neve. Confessione di Dolphos, parte 3. Non lo capiscono, non troveranno la grazia in libri impolverati e sogni oscuri. La grazia è nella purezza stessa, in quello che possiamo vedere e toccare. Devo studiare la bellezza della lucentezza e le curve che riflettono la verità trasformata. Devo studiare l'arte degli orefici, perché il miracolo controlla le loro mani, creando ornamenti a sua immagine e somiglianza. Qui, in queste stanze gelate, mi lasceranno solo. Lui custodiva l'ultima maschera, che ci permetterà di arrivare alla parte finale del gioco. E qui abbiamo un nuovo teletrasporto. Non ricordo ci fosse un teletrasporto qui, quindi buona cosa. Visto che ci siamo, per l'appunto. Prima di andare al teletrasporto, scendiamo un po' giù. Compriamo qualche altro potenziamento. Qui siamo praticamente fuori da Nostra Signora della Volto Sfigurato. Compriamo un altro potenziamento. Che non so, comunque non è l'ultimo, non abbiamo trovato l'ultimo. Lo faremo nella prossima live. Faremo la quest, diciamo, in generale. Attacco rotante come colpo finale della combo. Viene se qua. No, so bene dove devo andare. Semplicemente dovrei fare un bel po' di backtracking senza utilizzare il teletrasporto. Quindi un po' Luca come cosa. La facciamo dopo. La facciamo nella prossima live. Adesso ci teletrasportiamo qui. Teletro dell'Arcicattedrale. Tante volte sono morto qui come un babbo. Perché mi dimenticavo che c'era una caduta. È una cosa un po' infame da mettere. Richiamiamo l'ascensore. Adesso, ragazzi, sono le 23:20. Come fa. Dicevo, ragazzi, sono le 23:20.
Funzioniamo la maschera. Possiamo ascendere. E ascendendo arriviamo alla parte finale del gioco. Tuttavia non voglio concludere la live con questa cosa. Questa live non finirà così. La parte finale del gioco la faremo domani. Ma vi faccio giusto vedere dove si arriva. Soprattutto perché non c'è un corpo col quale parlare. In sogno lo sento parlare con me, nonostante le sue parole siano mute. In sogno lo vedo osservarmi, nonostante i suoi occhi siano fatti d'argento. Ebbene. Qui, nel tetto dell'arcicattedrale, quest'ultima zona, prima di finire il gioco, di concludere la storia principale del gioco. Ma in realtà non sarà la fine di questa live. Non sarà la fine di questa run. Perché abbiamo ancora cose da fare. Ma non vi mostrerò quello che c'è adesso qui. Perché c'è molto di cui parlare e ne parleremo nella prossima live, che sarà domani. Scendiamo. Arriviamo al checkpoint. Bene. Ci fermiamo qui in questo momento. Questo è il nostro checkpoint. Nella prossima live, che sarà domani, prima ancora di concludere, torneremo non qui necessariamente, non subito. Faremo la quest secondaria, che più che una quest è una missione personale, dove uccideremo 3 nemici diversi in 3 postazioni diverse, senza utilizzare il teletrasporto. Una volta fatto questo andremo qui, sbloccheremo questo passaggio e prenderemo una cosa molto importante qui dietro. I putti li potremo recuperare anche dopo, potremmo recuperarli nella prossima live, così per completezza completiamo tutto. O quasi tutto, perché come ho detto non sarà la fine della run questa parte finale. Hai ragione, potrebbe essere successo qualcosa. Per curiosità, prima ancora di concludere la live, vediamo se è successo qualcosa. Perché come ho detto ragazzi, qui c'è la fase finale del gioco. Che in realtà comunque non è proprio finale, nel senso che c'è altro da fare. Come vi ho detto, la run non finisce una volta per sconfitto il boss finale. Ci sarà altro da fare dopo. Perché in questa run sbloccheremo prima il finale negativo e poi il finale positivo. Positivo. Poi ne parliamo. Di per sé è positivo, ma c'è tanto di cui parlare. Andiamo da Nascimento. O meglio, dal vecchio nato da Nascimento, perché Nascimento direi che è morto. Vediamo se c'è un cambiamento. No.
Non è cambiato niente. Allora, nella prossima live, domani sera, sempre alle 21, vedremo anche se c'è qualcosa da fare specificatamente con lui. A questo punto salvo qui. La prossima live sarà l'ultima live, non della run, perché comunque il New Game Plus verrà dopo, non ci interessa però il New Game Plus. Sarà l'ultima live dove finiremo il gioco, e se lo riesco a fare in fretta, perché le ultime parti sono un pochettino toste, potremo ottenere tutte e due i finali domani stesso. Ma vediamo, perché devo recuperare gli ultimi piccolini, vedere questa cosa di Giacinero e quella che dicevo. Bene ragazzi, vi ringrazio per aver seguito finora, grazie mille, domani ci sarà tanto di cui parlare ancora.